Salve a tutte e tutti, io vi presenterò appunto un discorso più, diciamo, di carattere generale sui fenomeni delle zoonosi e sulle loro relazioni con i cambiamenti climatici e in generale, diciamo, la questione ecologica. Partiamo, diciamo, con il definire cosa sia una zoonosi. Una zoonosi sostanzialmente è una definizione per qualsiasi malattia infettiva che ha una riserva naturale in un animale non umano e si trasferisce all'uomo. Questo trasferimento può avvenire attraverso un ospite intermedio, come può avvenire direttamente dalla riserva all'uomo. Qui in questa immagine abbiamo vari esempi di zoonosi verificatesi recentemente, tra cui anche i due coronavirus con cui abbiamo avuto a che fare nel primo decennio del XXI secolo, la MERS e la SARS. Il fenomeno per cui un virus o un qualsiasi patogeno passa da un organismo ad un altro, di una specie a un'altra, è definito spillover, ed è quello, diciamo, intorno al quale ruota questa presentazione. Qui appunto abbiamo un approfondimento sui coronavirus. Abbiamo avuto tre eventi di spillover registrati da animali all'uomo per i coronavirus. Un primo, quello della cosiddetta SARS tra il 2002 e il 2003, il secondo della MERS, che in realtà è passato un po' in sordina perché non ha causato moltissimi casi tra il 2012 e il 2013, è quello che è ancora in corso. Come vediamo da questa immagine, la riserva naturale dei coronavirus sono i pipistrelli e attraverso vari ospiti intermedi questi coronavirus riescono alla fine a passare all'uomo. Perché proprio i pipistrelli? Perché i pipistrelli anzitutto sono evolutivamente vicini all'uomo, essendo dei mammiferi, e questo fa sì che abbiano, diciamo, una biologia simile e quindi che il virus possa facilmente trasferirsi tra loro e noi. In secondo luogo perché hanno dei comportamenti alimentari e riproduttivi particolari, ovvero si riproducono in maniera significativa in spazi angusti e col fatto che sono molto mobili si spostano per lunghe distanze. Inoltre, molti pipistrelli sono particolarmente ghiotti di frutti che spesso poi consumiamo anche noi. Un altro elemento appunto è il fatto che tendenzialmente vivono in popolazioni molto numerose, in spazi molto angusti, e questo esattamente come per gli esseri umani in qualche modo favorisce la diffusione dei virus. E poi il fatto che hanno un'elevata mobilità fa sì che siano più proni a lasciare il loro ambiente selvatico, in caso anche ad avvicinarsi a degli ambienti cosiddetti civilizzati. In questo schema riporto, diciamo, il processo da un punto di vista più di carattere biologico. Da questa vicinanza evolutiva tra noi e il pipistrello deriva il fatto che abbiamo diciamo, un fattore molecolare comune, che è il recettore ACE2, quello cui si lega il coronavirus sulle cellule umane. Quindi appunto il coronavirus è in grado di legarsi a questo recettore sia nel pipistrello che nell'uomo, con la differenza che i pipistrelli hanno un sistema immunitario un po' particolare rispetto al nostro, ovvero hanno un sistema immunitario che raggiunge un equilibrio con il virus, quindi non punta all'eradicazione del virus, ma punta a creare un'infezione persistente, sostanzialmente asintomatica. Questo fa sì che alcuni virus continuano a esistere nei pipistrelli per un tantissimo tempo, cioè parliamo di tempistiche di carattere evolutivo, in cui questi virus esistono diciamo, intensità subindividuabile nei pipistrelli in equilibrio con il loro sistema immunitario. Cosa succede quando si verifica uno spillover? Che questi virus, che per tantissimo tempo nei pipistrelli in qualche modo si sono confrontati con il loro sistema immunitario, a un certo punto passano all'uomo, dove incontrano un sistema immunitario che non ha alcuna memoria della loro presenza, e quindi come reagisce? Sostanzialmente montando una risposta molto molto forte, che porta a quella che poi clinicamente definiamo
un'infiammazione acuta che è poi la causa del fatto che le infezioni che nei pipistrelli sono asintomatiche perché bilanciate dai meccanismi immunitari, nell'uomo invece portano a delle sintomatologie molto, molto gravi dovute esattamente a questa infiammazione molto, molto accentuata. Quindi questa è la ragione per cui i pipistrelli sono molto proni, perché sostanzialmente sono una riserva di patogeni che stanno lì da tantissimo tempo e con cui noi evolutivamente non siamo mai venuti in contatto per tantissimo tempo. Questi sono, diciamo, gli eventi di spillover verificatisi dal 1900 ad oggi, almeno quelli registrati. Come vedete, sono moltissimi. Qui abbiamo la famosa spagnola, abbiamo la febbre di Hong Kong, abbiamo l'HIV che è diciamo una pandemia che continua ad andare, chiaramente non con dei tempi accelerati come quelli della pandemia di Covid. Tutto questo per dire che in realtà, per quanto rimaniamo sempre sorpresi ogni volta che si verificano questi fenomeni, sono quanto di più naturale esiste in natura. Ci abbiamo sempre avuto a che fare. Il problema è che questo grafico cosa ci dice? Ci dice che in realtà questi fenomeni stanno aumentando in frequenza in corrispondenza appunto di un periodo storico che poi si caratterizza per delle precise, diciamo, configurazioni del rapporto tra gli esseri umani e la natura, e di questo, su questo torneremo. Però ecco, gli spillover sono dei fenomeni assolutamente naturali, anche in questo dovremmo provare un po' a, diciamo, dismettere, questo stupore, vagamente antropocentrico per cui quando si verifica uno spillover diciamo, oddio, cosa sta succedendo? No, è normale, tutti, diciamo, gli addetti ai lavori sapevano che prima o poi sarebbe successo, perché è sempre successo. I virus si trasferiscono continuamente tra specie diverse, tant'è vero che anche noi trasferiamo virus ad animali. Chiaramente parliamo di zoonosi perché la sanità è mirata sull'uomo in qualche modo, però ad esempio il caso dei visoni da allevamento che hanno, diciamo, preso il Covid dall'uomo e poi hanno iniziato a moltiplicarlo tra loro è esattamente l'esemplificazione della naturalità di questo fenomeno che avviene in ogni direzione. Cosa serve affinché si verifichi uno spillover? Serve che ci siano vari eventi che predispongono a questo fenomeno tutti insieme. Cioè, per quanto è un fenomeno naturale e frequente, diciamo, su tempistiche di carattere evolutivo, non è un fenomeno scontato, quindi non significa che bisogna accettare che avvengano. Nello specifico, qui abbiamo un modello detto a groviera che mostra quali sono tutte le questioni che si devono verificare affinché questo avvenga. Riassumendo, abbiamo, diciamo, una parte che riguarda diciamo, la vita biologica ed ecologica dell'animale riserva, quindi la sua distribuzione, la sua densità, quanto patogeno ha al proprio interno, quanto è intensa l'infezione e così via, e una parte che invece riguarda più il contatto tra questa specie di riserva e l'uomo, quindi l'aumento delle possibilità di questi contatti. Su ambedue questi, diciamo, questi presupposti necessari per lo spillover, agisce chiaramente l'uomo con i suoi comportamenti, perché cambiamenti climatici, riduzione della biodiversità e quant'altro influiscono sulla distribuzione e sulla densità delle specie riserva, così come la frammentazione dell'ambiente, la costruzione di infrastrutture molto vicine ad ambienti selvatici, il commercio di animali e lo sfruttamento delle risorse, invece amplificano la sopravvivenza dei patogeni, la loro diffusione e soprattutto aumentano esponenzialmente il contatto tra l'uomo e un animale vettore. Ancora, l'esempio dei visoni è anche su questo, cioè lì parliamo di commercio di animali, tra l'altro per una delle questioni più odiose che è quella delle pellicce, quello è esattamente l'esempio di come queste cose influiscano poi sulla moltiplicazione dei patogeni. Quindi appunto gli spillover hanno delle cause ecologiche piuttosto evidenti, qui sono, diciamo, riassunte per titoli. Questo grafico ci mostra
in un periodo dal 1940 al 2005, a cosa sono state associate dagli scienziati le malattie emergenti. Come vediamo, non sembra che siano state associate, diciamo, a fattori di carattere strettamente sanitario, quanto più a fattori di carattere ecologico, cioè la prima causa di malattie emergenti in questi anni presi in considerazione è il cambiamento nell'utilizzo dei terreni. Poi abbiamo appunto intensificazione dell'agricoltura, l'utilizzo estensivo di agenti antimicrobici, un'implementazione dell'industria del cibo e così via. Quindi tutti, diciamo, dati di economia umana che impattano sull'ambiente. Quando parliamo di spillover, parliamo anche di estinzione di massa, quindi diciamo di un problema più relativo al cosiddetto climate change, rispetto, diciamo, ai problemi un po' più concreti e di scala relativi all'utilizzo della frammentazione dell'habitat e così via, perché in qualche modo una riduzione nella biodiversità è stata associata a un aumento nel rischio di spillover, perché in qualche modo quando si va a perturbare un ecosistema privandolo di alcune specie è come se si rompesse quell'equilibrio che all'interno di quell'ecosistema ha permesso su, diciamo, tempistiche di carattere evolutivo di preservare degli animali riserva di patogeni senza che questi diventassero preponderanti. Quando c'è un'estinzione, il rischio è che spesso queste specie che portano patogeni possano, diciamo, emergere. E qui appunto abbiamo, quelle che sono ritenute, diciamo, i modelli per, un'estinzione di massa, quindi un rapido cambiamento del clima, che porta alla fine a degli stress molto intensi da un punto di vista ecologico, che, come vediamo, è esattamente quel che si sta verificando con l'aumento delle temperature misurato sostanzialmente nell'ultimo secolo, che ancora una volta è un periodo di tempo che, come per l'aumento degli spillover, coincide con l'intensificarsi, diciamo, delle attività economiche capitalistiche, l'intensificarsi dello sfruttamento, degli ecosistemi. Quindi qui appunto vi mostro come in realtà si ritiene che siamo già all'interno della cosiddetta sesta estinzione di massa. Questa è una misurazione, diciamo, dell'abbondanza in biomassa di invertebrati, che come vedete sta calando in maniera abbastanza preoccupante. Questo è ritenuto dagli ecologi un indice abbastanza indicativo, diciamo, della salute del pianeta. Quindi appunto ci sono varie cause che possono, cioè varie questioni che possono causare l'estinzione, ma come vedete, in qualche modo alla base possiamo collocare diciamo, la richiesta di crescita ecologica, quindi scusate, di crescita economica. In questo caso, un aumento nella richiesta e nell'utilizzo delle risorse causa diciamo, un'immissione dell'uomo in ambienti, diciamo, finora selvatici, quindi un aumento delle emissioni e quant'altro. Non sto qui a dilungarmi su quello che in qualche modo già sappiamo, che alla fine porta a una riduzione della biodiversità e alle estinzioni. Chiaramente non è un modello lineare, nel senso che in ambito ecologico tutti i fenomeni sono connessi tra loro e soprattutto tendono ad avere dei feedback positivi, quindi ogni fenomeno rafforza un altro, ma possiamo ritenere che in qualche modo alla base di tutto ciò ci sia comunque la richiesta di crescita illimitata che individuiamo nell'attuale sistema economico e che chiaramente non è compatibile con, per dire una banalità, con quelli che vengono definiti ritmi circolari della natura. Qui vediamo appunto come questa relazione tra l'attività umana e gli spillover sia evidente nel fatto che i luoghi dove c'è maggiore biodiversità, anche virale, si trovano nelle regioni più sfruttate del pianeta. Qui vedete quali sono i paesi che hanno perso la maggior parte di foreste primarie nel 2018. Qui vedete una mappa che in qualche modo evidenzia, se ci fate caso, parliamo esattamente delle zone dove si verificano spillover, quindi la Cina, qui c'è stato sia la SARS che il SARS-CoV-2, qui in tutte
In tutte queste isole sostanzialmente c'è stato Hendra, c'è stato Nipah, in Brasile abbiamo Zika, non è un caso in Messico c'è stato l'outbreak della cosiddetta influenza suina, non è un caso che ci sia questa coincidenza tra questa mappa e un'eventuale mappa del rischio spillover che poi in realtà mostrerò. Come si affronta, diciamo, un rischio pandemico? Per darvi un'idea diciamo, un po' della depoliticizzazione del dibattito, si ritiene che ci siano, diciamo, due questioni principali per affrontarlo, che siano da un lato la prevenzione, quindi la sorveglianza dei patogeni, il controllo delle popolazioni animali e quant'altro, e dall'altro la cosiddetta preparedness, che invece è la capacità di agire qualora il rischio pandemico si è già manifestato. Che invece, diciamo, è più una questione di capacità di reazione del sistema sanitario. Potremmo dibattere per ora del fatto che non ci sia stata né prevenzione né preparedness, però il dato più interessante è che in realtà da nessuna parte si parla diciamo, di agire sulle cause di carattere ecologico che causano gli spillover e le zoonosi. Questa cosa è molto, molto grave, oltre che anche piuttosto ingenua, perché in realtà la pandemia era piuttosto prevedibile. Vediamo, questo è una ricerca scientifica del 2017, quindi di 4 anni fa, ovvero 3 anni prima di questa pandemia, che mostra quali sono gli hotspot a livello mondiale in cui hanno previsto che avrebbe potuto verificarsi una pandemia. Quindi nel 2017 questi ricercatori dicevano: attenzione, queste zone che evidenziamo sono quelle che sono a maggior rischio di spillover. E ancora una volta andiamo a vedere un po' da dove si ritiene che sia partito questa pandemia. Era stata individuata come una delle zone a rischio. Come possiamo vedere, tutte queste zone sono tutte zone di paesi in via di sviluppo, ovvero paesi dove tendenzialmente c'è uno sviluppo così rapido e così avido che si creano delle situazioni di forte contrasto tra un'urbanizzazione molto rapida e soprattutto con la produzione di infrastrutture, allevamenti, ma anche di residenze, vicino ad ambienti invece storicamente illibati, cioè dove ci sono foreste, ambienti selvatici molto molto antichi, e noi andiamo lì in qualche modo a produrre infrastrutture, a costruire quant'altro, lì amplifichiamo enormemente il rischio spillover. Questo in combinazione con quanto dicevo prima sui cambiamenti climatici, che sono un po', diciamo, la ragione dello sconvolgimento di carattere più globale. Però poi quello che su un piano un po' più concreto e a noi vicino causa lo spillover è esattamente questo fenomeno di avvicinamento tra le attività umane e gli ambienti più selvatici. Faccio due esempi: Nipah e Hendra sono sostanzialmente due virus che sono emersi negli ultimi decenni. Nipah è emerso in Malesia e in India, e sostanzialmente è un virus che si è manifestato nel momento in cui in alcuni allevamenti si è avuto un contatto tra gli animali dell'allevamento e della frutta che era stata mangiucchiata da alcuni pipistrelli che portavano questo virus. La stessa cosa è successa per Hendra, tranne che in Endra invece l'ospite intermedio erano i cavalli, ma anche lì parliamo di un allevamento di cavalli in una frazione di Brisbane in Australia, che sostanzialmente mangiavano frutta che era stata mangiata da questi pipistrelli. E questi virus sono passati anche dagli animali all'uomo, fortunatamente non riescono con molta efficacia a trasferirsi da uomo ad uomo, e questo attualmente ci sta salvando. Però in ambedue queste situazioni, qual era, diciamo, il contesto? Il contesto era quello di allevamento di animali vicino ad un ambiente selvatico, cioè la tempesta perfetta affinché dei pipistrelli, il cui ecosistema è stato, diciamo, attaccato, gli è stato sottratto per costruire,
In un momento in cui hanno un'assenza di risorse, cosa fanno? Escono dal proprio ambiente e si avvicinano all'uomo e alle sue attività alla ricerca di risorse, in questo caso appunto la frutta. Queste sono le situazioni in cui poi si vanno a verificare questi spillover. E concludo diciamo mostrando in realtà, per darvi l'idea di quanto questo fenomeno non sia astruso, ma fosse anzi assolutamente prevedibile. Questi sono una raccolta di titoli, tra cui il libro Spillover di David Quammen, che è uscito, ironia della sorte, praticamente pochi mesi prima che ci fosse lo spillover di questo virus. Questi sono una serie di titoli, diciamo, di vari allarmi lanciati da eminenti scienziati, esperti del campo e così via, prima della pandemia, rispetto al rischio pandemico. In cui si diceva esattamente che questi fenomeni sarebbero stati collegati evidentemente con appunto con le attività economiche umane, con il consumo, con la produzione di cibo, con lo sfruttamento degli ambienti naturali e quant'altro. Questi allarmi erano ben presenti. Si parlava, diciamo, del next big one, cioè nell'ambiente tutti aspettavano e si chiedevano quale sarà la prossima pandemia grossa che si verificherà. Alla fine è stata questa pandemia da coronavirus, ma quello che è mancato completamente è stata poi un po' la capacità di ripensare in termini più complessivi il sistema economico nella sua relazione con l'ambiente. Abbiamo pensato di potercela scampare. Il dato più terrificante è che dopo un anno e mezzo di pandemia ancora non abbiamo affrontato, almeno su un piano mainstream, le cause profonde di questa pandemia. Cioè, attualmente stiamo discutendo moltissimo di vaccini, cosa giustissima, perché sono evidentemente un pezzo preponderante della soluzione al problema emergenziale della pandemia. Però, se dobbiamo discutere poi delle cause di fondo, preferiamo, diciamo, racconti complottistici di guerre batteriologiche ordite dalla Cina per non fare i conti, diciamo, con la realtà dei fatti, ovvero che il nostro sistema economico, nella sua relazione con la natura, ci espone enormemente a un rischio pandemico che oggi si può chiamare SARS-CoV-2 e domani si potrebbe chiamare tranquillamente in altro modo. Allora, guarda, passiamo a un paio di domande che mi sono venute in mente durante la presentazione. Dal mio punto di vista, in questi mesi c'è stata un'estrema superficialità dell'informazione mainstream, diciamo, che si è focalizzata soprattutto nei primi mesi della pandemia sul fatto che questa pandemia che ha sconvolto l'esistenza di tutte e tutti noi, le cause di questa pandemia vanno da ricercare nelle cosiddette barbare abitudini alimentari della popolazione cinese, quindi questa caccia, tra virgolette, all'animale serbatoio è il pipistrello, è il pangolino, quindi poi tutto il passaggio rispetto agli wet market che appunto hanno facilitato la diffusione di questa malattia e il salto di specie. E mi viene da chiedermi, è oggettivamente vero che determinate abitudini alimentari diverse dalle nostre facilitano questo salto di specie, oppure dobbiamo anche interrogarci rispetto al fatto che anche il consumo di determinati altri alimenti che non creano scandalo, quindi cosiddetti animali da reddito, possono in realtà facilitare anche questi l'insorgenza di pandemie, soprattutto nel momento in cui geograficamente si collocano appunto a ridosso di questi santuari della biodiversità di cui parlavi prima. Sì, allora, chiaramente diciamo che in una prima fase a livello di informazione ci sono stati sostanzialmente due fenomeni. Il primo è un rigurgito di sinofobia che sostanzialmente imputava lo spillover alle abitudini alimentari
di alcuni cinesi, e un altro parallelamente che era un po' un rifiuto dell'idea che questo outbreak di coronavirus avrebbe potuto riguardare noi in Occidente. Secondo me questi due discorsi vanno in parallelo, nel senso che noi siamo culturalmente abituati a ritenere le malattie infettive qualcosa che riguardano qualcun altro, cioè che riguardano qualcuno che non ha il benessere, i sistemi sanitari e quant'altro che invece noi abbiamo in Europa. E per certi versi è stato così per qualche decennio, nel senso che c'era un'idea diffusa che noi più o meno avessimo chiuso i conti con il fenomeno delle pandemie. Quindi da un lato c'era anche questo atteggiamento molto razzista di, non so come dire, di accollare, identificare questa pandemia con i cinesi. Se ricordiamo bene, c'era il terrore dei cinesi che giravano nelle nostre città e quant'altro, e questa è una cosa abbastanza, cioè utilizzare, diciamo, le malattie infettive per connotare qualcuno da un punto di vista razzista è abbastanza frequente nella storia, però questo ci ha permesso in qualche modo poi di non fare i conti con la realtà. Ora cosa è successo? È successo che a un certo punto, quando il coronavirus è arrivato in tutto il mondo, che facciamo, che non facciamo, a chi diamo la colpa? Diamo comunque la colpa ai cinesi, però ora dicendo che è stato creato in laboratorio, forse è scappato da questo laboratorio, che sono tutte, diciamo, supposizioni che attualmente si basano puramente appunto sulle supposizioni e poco altro. Anche questo a me sembra un atteggiamento che tende a non fare i conti con la realtà dei fatti, cioè il tema non è se in un wet market ci sia questo animale piuttosto che quell'altro e così via. Il tema è sul nostro rapporto con, diciamo, la sfera della natura, cioè sul sistema di produzione che mettiamo in piedi, perché mentre noi stiamo lì a pensare al wet market come oh mio Dio, ci sono i pipistrelli, quanto sono strani questi cinesi che si mangiano i pipistrelli, iniziamo a diventare razzisti, in realtà il punto del wet market è che è uno spazio di commercio di carni di vario genere, molto stretto, dove arrivano carni un po' dappertutto, e dove quindi si può essere soggetti a questo tipo di cose, ma nulla di diverso da quello che potremmo trovare in qualsiasi altra parte del mondo in un mercato della carne. Nello specifico, appunto, cioè, ci sarebbe da evidenziare il rischio enorme rappresentato dagli allevamenti intensivi. Parlavo prima di Nipa. Nipa è un virus che è emerso per la prima volta in un allevamento di suini. Quindi animali da reddito, non animali selvatici. È chiaro che la riserva è sempre un animale selvatico, però gli allevamenti intensivi, che invece sono una cosa occidentalissima per quanto poi tendiamo a esternalizzarla a paesi in via di sviluppo, sono un enorme problema, perché appunto sono una concentrazione enorme di animali in contatto strettissimo tra loro, che quindi aumentano esponenzialmente la probabilità di passarsi tra loro un virus e entrano a contatto con, diciamo, gli operatori, e così andiamo incontro a spillover da allevamento intensivo. Un altro grande problema che non affrontiamo perché preferiamo discutere di altro è quello delle antibiotico resistenze, cioè una larghissima parte degli antibiotici utilizzati su questo pianeta sono utilizzati per gli allevamenti intensivi. Un utilizzo eccessivo degli antibiotici, che spesso tra l'altro vengono utilizzati come prevenzione all'infezione per aumentare le rese degli allevamenti, piuttosto che come medicina qualora l'infezione si verifichi, causa un aumento esponenziale del rischio che emergano, diciamo, dei ceppi resistenti agli antibiotici, che una volta che dovessero trasferirsi dagli animali all'uomo causerebbero non pochi problemi. Quindi, secondo me, tutto questo discorso sulla Cina, cosa mangiano in Cina, cosa non mangiano in Cina e cosa succede nei laboratori cinesi, è sostanzialmente un distrattore che serve a
non affrontare il tema di fondo, che è quello che il nostro sistema economico complessivamente, che sia in Cina, che sia qui, che sia in Brasile, ci espone a rischio pandemico. E questo non lo sto dicendo io, che magari sono politicizzato, cioè lo dicono fior fior di ricercatori, esperti e così via, che dicono esattamente che il nostro sistema economico ci espone a rischio pandemico. È utile non ascoltarli e ascoltare altro genere di discorsi, perché sennò dovremmo fare, diciamo, i conti in termini un po' più strutturali con cosa sia la nostra società. Ok, in parte hai già risposto appunto alla prossima domanda, che voleva essere appunto come giudichi l'informazione circolata in questi mesi rispetto ad alcuni degli elementi che hanno favorito questo salto di specie. Dal mio punto di vista è evidente che in questi mesi si è speso tantissimo tempo a parlare delle conseguenze del virus, ma veramente molto poco. E di quelle che sono le cause, insomma, che hanno appunto una radice che va ritrovata poi nel sistema capitalista neoliberale e neocoloniale, perché appunto gli allevamenti di cui parlavi prima, l'accenno al Brasile, abbiamo prodotti di derivazione animale certificati IGP, la Bresaola della Valtellina, uno su tutte, che in realtà hanno le loro materie prime che vengono direttamente appunto da questi allevamenti in Brasile, causa di deforestazione e appunto a ridosso di questi santuari di biodiversità. E quindi appunto dal tuo punto di vista è stata fatta informazione sufficiente rispetto a questo fatto e se non è successo, perché a tuo parere? Secondo me l'informazione sostanzialmente cioè, ha raccontato una storia che non corrisponde a realtà, cioè si è creata una narrazione per cui la pandemia è, non so, quella è la variabile incalcolabile che proviene dall'esterno, che non riguarda noi, su cui noi non abbiamo nessuna influenza, perché capita, succede. Che irrompe nella nostra salubre normalità e alla quale però riusciamo a porre rimedio in qualche modo reinvestendo sul ritorno alla normalità. Quindi da questo punto di vista i vaccini, io non sono un antivaccinista, io sono un convinto sostenitore del vaccino, però il vaccino attualmente viene posto come, non so come dire, la soluzione tecnologica che ci permette di tornare di ricondurci a quel che c'era prima. Ben vengano le soluzioni, diciamo, di carattere tecnico, il punto è che in questa narrazione manca completamente quale sia la soluzione politica. Cioè, non c'è questo discorso, cioè non è chiaro come l'umanità pensi di evitare di stare punto e da capo da qui a qualche anno. Se si pensa che alla fine, non so come dire, le pandemie possano essere un rischio accettabile che poi si risolve con le vaccinazioni, a me sembra un po' una prospettiva di respiro un po' corto. Però i media hanno riprodotto questa narrazione, che, cioè l'hanno fatto diventare una narrazione mitologica, no? Cioè andava tutto bene. E poi a un certo punto qualcuno ha mangiato un pipistrello, è successo il patatrac, però non vi preoccupate perché la scienza, la tecnologia, le menti illuminate sono già al lavoro per farci tornare alla normalità. Questa cosa crea l'idea che in qualche modo appunto la pandemia sia un evento catastrofico, incalcolabile, al pari di un meteorite. Io invece finora ho spiegato che in realtà le pandemie sono vagamente più calcolabili e vagamente più evitabili di un meteorite, con la piccola differenza che se vogliamo ragionarci in termini strutturali dobbiamo mettere in discussione il nostro sistema economico e come questo si interfacci con la natura, che chiaramente è una cosa che non conviene a nessuno di coloro che questo sistema economico lo dirigono.
Ecco, quindi domanda conclusiva. Dal tuo punto di vista, possiamo dire che la pandemia che stiamo vivendo ancora in questi mesi è un assaggio della nuova normalità anche appunto nel nostro Occidente ricco, dove finora appunto da parecchi decenni non eravamo toccati da questo genere di problematiche. Quindi mi domando, distanziamento sociale, mascherine, cose di questo tipo sono il futuro che ci aspetta se non cerchiamo di invertire la rotta. Allora, diciamo, sull'aspetto strettamente dell'emergere diciamo, delle zoonosi, in qualche modo c'è effettivamente una grossa preoccupazione della comunità scientifica che è legata a tutto quel che ho detto ora sui cambiamenti climatici, gli ecosistemi e quant'altro, cioè al di là di questo coronavirus ci sono vari patogeni che stanno destando allarme, irrimediabilmente, perché prima veniva menzionato il Brasile. In Brasile la deforestazione, la costruzione addirittura di autostrade dentro alla foresta pluviale e così via, ha causato un'enorme recrudescenza della malaria, che era una malattia che in quel paese stavano quasi dando per sconfitta. È tornata alla carica, Zika. Anche lì, sempre all'interno dello stesso fenomeno. Quindi, noi ora stiamo pensando al coronavirus perché ha assunto tratti pandemici e ha riguardato anche l'Occidente, ma in realtà c'è tanto altro. Io non so se le mascherine, il distanziamento e così via faranno parte della nostra futura normalità. Credo di no, nel senso che questa pandemia dovrà finire come tutte le pandemie che sono finite in tempi, diciamo, più o meno lunghi. Qual è il tema? Il tema è che al di là del rischio pandemico, è sotto gli occhi di tutti che la nuova normalità, è quella di una perenne esposizione, delle società umane a rischi di carattere catastrofico, che provengono, dalla natura. Cioè non c'è solo, la pandemia, c'è la desertificazione, ci sono gli tsunami, c'è l'aumento, dei livelli delle acque, ci sono le frane. Cioè non so dire se ci sarà una nuova normalità, diciamo, a carattere pandemico. Sicuramente non stiamo facendo nulla per evitarlo. Quel che è sicuro è che ci stiamo, diciamo, abituando all'idea che, appunto, che nella normalità delle nostre esistenze possiamo accendere il televisore e vedere contemporaneamente una pandemia, un'alluvione, un uragano, incendi in ogni parte del mondo e dire: ah, ok, altri giornali dicono queste cose. Quindi vuol dire che in realtà già ci siamo dentro questa nuova normalità, perché sta diventando normale avere a che fare con questi fenomeni. La pandemia non è altro che uno di questi fenomeni, magari, diciamo, più di lunga durata, più evidente, più diciamo, faticoso da vivere, però di fatto è una manifestazione di uno stress, diciamo, di carattere ambientale, che poi ricade sulle nostre società. E di queste cose ce ne sono tantissime che vanno al di là del semplice rischio pandemico, e mi sembra che già ci sentiamo abbastanza nella normalità così.